Devo ringraziare Fascetti, Regalia e tutta la squadra che hanno dato l'anima. C'è stato un momento che temevo il peggio, però alla fine siamo stati premiati e questo significa molto per Bari e per noi. Devo ringraziare anche l'Inter, visto che ha preso 6 punti con l'Inter. Infatti adesso, poco fa, Massimo Moratti mi accusava di togliere 6 punti all'Inter, non è da tutti. Beh, penso sia stato un campionato bellissimo, perché fino a 10 minuti dalla fine era un campionato ancora in dubbio. Per cui niente, credo che per il pubblico sia stato molto bello, per noi un po' più di sofferenza, per la Juventus di grande gioia, e quindi si fa sia gli auguri che i complimenti. La grande gioia del presidente del Bari per la salvezza acquisita, la grande classe in diretta TV del presidente dell'Inter per uno scudetto perso non certo oggi. Che finisse così, gli oltre 50.000 che hanno riempito il San Nicola forse non osavano nemmeno sognarlo. Nerazzurri paghi del trionfo UEFA, ma che? Non ci sono Zamorano e West, ma l'Inter mostra la stessa voglia di vincere di Parigi, soprattutto per merito di Kolivanov. Quando il russo porta in vantaggio il Bologna a Torino, Ronaldo passa dalle parole ai fatti e tocca al marocchino Nekruz fare il fenomeno in recupero per evitare che il brasiliano traduca in gol una delle sue mitiche progressioni. Naturalmente Fascetti ha ordinato marcature asfissianti non solo su Ronaldo. Uomo contro uomo da una parte e dall'altra, più attenti i difensori del Bari comunque su Joao Kef e Moriro di quanto non lo sia Sartor su Zambrotta, merito di Galante se Mazinga non riesce ad approfittarne. A centrocampo giganteggia Ingesson, ma cuore e grinta dello svedesone non possono arginare lo strapotere tecnico di un Inter che le radioline mantengono concentratissima. Quando Zanetti cerca di ripetere l'Eurogol di Parigi, solo la traversa può salvare Mancini. Non c'è scampo invece quando l'elegante intelligenza di Djorkaeff affida a Ronaldo la palla dell'1-0, un giochetto per il fenomeno esibire il numero preferito dell'inimitabile repertorio. Eugenio Fascetti ammette. Nel primo tempo siamo stati soggiogati un po' da lì. Bari soggiogato anche nel primo quarto d'ora della ripresa, poi Mazinga tenta di trasformare in pari una punizione di Volpi. Pagliuca non è d'accordo. Sull'altro fronte ci vuole una prodezza di Manighetti per negare il raddoppio ai nerazzurri. Quindi tra una girandola di sostituzioni, quella che a Bari aspettavano da 6 mesi. Torna in campo Nicola Ventola, futuro interista. Ma sono sempre le radioline a fare la partita, dice Fascetti. Niente, ha fatto la sua partita, anzi una grossa partita, poi quando ha visto il terzo gol della Juventus probabilmente si è deconcentrato. Che sia proprio così lo si capisce quando Ronaldo non segna il 2-0 a 5 minuti dal termine. Negli ultimi 4 il Bari può costruire la rimonta che vale la matematica salvezza e tocca proprio a Ventola approfittare di una difesa interista ormai in ferie. A mio avviso è stata una partita vera, quando l'Inter ha visto sul tabellone che Bologna vinceva, ha giocato alla grande, gran gol di Ronaldo, poi forse un po' ci ha avvantaggiato il risultato finale della Juve, però noi siamo venuti fuori alla grande e abbiamo giocato una grossa partita. La vittoria che Bari non osava nemmeno sognare, la firma Mazinga con il gol più prezioso dei 9 realizzati nella stagione. Vi dico solo che la Juve ha vinto e basta, chi vince ha sempre ragione, anche se io, anche i miei compagni, abbiamo una grande amarezza per quello che è successo nelle settimane precedenti. Il presidente Mattarese ha detto: Fascetti, me lo tengo stretto perché riesce a salvarsi e mi fa spendere poco. Ma questa volta probabilmente li costerò troppo.